Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a tutti, sono qua con Chiara, nonché Chiari Claire, che è una... Ciao Chiara, ciao, una Instagram influencer, che è un canale Instagram molto seguito, e volevo fare una chiacchierata questa mattina un po' su vari temi. Intanto ciao Chiara. Ciao, ciao Massimo. Come stai, tutto bene? Bene, grazie, tu? Sì, tutto a posto, bene. Allora, il tema perché intanto vi suggerisco di andare, lascerò il link del suo canale Instagram qua sotto, a vedere il suo canale perché è molto interessante, perché lei abbina, fa un abbinamento. Intanto lei è mamma, moglie e cuoca, diciamo così, perché ha un canale dove parla di ricette, ma ha anche una versione sexy, no? Perché fa foto glamour, possiamo dire, no? Un po'... E quindi ha molti follower. Quindi ti volevo chiedere intanto come ti è nata questa idea, se non scatena le gelosie del marito, e insomma, se ci racconti un po' qualcosa. Ma è nata questa idea dopo che è nato il mio bambino, perché io ho sempre lavorato. Appena è nato il mio bambino abbiamo deciso con mio marito che io stessi a casa. E, dato che appunto le donne a casa dopo un po' comunque si stancano, non si può essere solo mamme, ho deciso di iniziare a coltivare la mia passione per la cucina, soprattutto per la cucina dei dolci, a rendere anzi questa cosa un po' social. Quindi io prima non avevo né Facebook né Instagram, ho iniziato a aprire una pagina Facebook e poi successivamente anche Instagram. E un giorno così ho postato casualmente una piccola ricetta, ho visto che la cosa è abbastanza piaciuta e ho poi, anche su consiglio di una persona amica, ho deciso di aprire un blog e collegarlo poi alla pagina Instagram. Ah già, tu hai anche un blog. Sì, un blog di ricette. Ho visto che l'idea anche di associare delle foto abbastanza accurate, cioè di una donna comunque che cerca, ovviamente per quel che posso, di tenere curata, ho associato questa cosa alla cucina, alla realizzazione di alcuni dolci. E magari non è un'idea proprio, è un'idea magari che è già stata fatta, però ho voluto provare, ho visto che funzionava la cosa, che funziona abbastanza. Sì, tu sei molto seguita, hai 150.000 più o meno, mi sembra, follower. Ma come, diciamo, ma la scelta delle foto sexy? Ma allora è venuto un po' gradualmente, nel senso che prima mettevo foto magari del viso, foto anche con mio figlio, che adesso non metto più, ho tolto mio figlio in Instagram, non lo faccio comparire, ma in Instagram bene o male compaio sempre solo io nel contesto proprio della casa, perché non voglio mettere la mia vita reale su Instagram, quindi preferisco rimanere su foto mie con i piatti, con i dolci, non voglio far entrare questa parte in Instagram, mentre magari la faccio entrare un po' più in Facebook. E ho deciso poi appunto di, vedendo che una volta per caso ho messo una foto un po' diversa, in Instagram e ho ricevuto molti like, ho iniziato ad aumentare come follower. Ho iniziato a fare questa cosa, a vedere se delle foto di tipologia diversa, che spero non siano appunto volgari, ma che possano comunque attirare un po' l'attenzione, ho visto che funzionava. Tra l'altro ho visto un tuo video in cui parli degli uomini che guardano, che sono attratti dai piedi. Esatto, tu hai molte foto dove... Ho incontrato questa cosa effettivamente, prima ne ero totalmente, non ne sapevo nulla e mi sono accorta che questa cosa è vera e quindi funzionando sfrutto un po' questa cosa nelle mie foto per appunto aumentare i follower, aumentare poi magari le visite nel mio blog. Sì, perché tu, vabbè, hai foto glamour, cioè magari con la minigonna, magari con i tacchi, magari senza tacchi e con i piedi magari vicino a un... Comunque andate a vedere il suo canale.
con calze colorate, calze diverse, insomma, e questo. Ma secondo tu, diciamo, sei più seguita da uomini o da donne? Da uomini. Allora, probabilmente da uomini. Ho delle donne che mi seguono, io seguo loro, c'è proprio come uno scambio di, non ce lo diciamo, però comunque ci seguiamo e ci supportiamo a vicenda, cioè non è un accordo, ci supportiamo giusto per solidarietà femminile, diciamo così, però sicuramente sono più gli uomini. Alcuni poi chiedono qualcosa riguardo ai dolci, altri no, però. Non fa niente, non importa. E senti, no, dimmi. No, su questa cosa che hai detto tu, ci sono molti uomini che sono interessati magari alle foto dei piedi. Io poi ho dei messaggi che non apro neanche perché mi danno fastidio alcuni commenti, quindi preferisco evitarli, ma ho notato che effettivamente c'è molto questo interesse. Secondo te come mai? Non lo so, ho capito un po' di cose dal video che hai fatto tu e penso che effettivamente sia così, anche perché molte, non solo io, ma tante altre donne ricevono comunque messaggi in cui vengono chieste foto di piedi, di scarpe, persone che vogliono acquistare scarpe, calze, cioè veramente c'è un mondo dietro pazzesco che non ci si immagina neanche. Sì, questi turbamenti emotivi. E senti, questo credo, immagino ti abbia, diciamo, aiutato anche a prenderti cura magari di te di più. Sì, quello sì. Io sono sempre stata abbastanza attenta a non essere magari in disordine, però sicuramente da quando Instagram lo faccio ancora di più. Infatti quando magari metto le foto con le calze, io veramente sono, cioè io mi vesto così, quindi per me non è una grande difficoltà mettermi in un certo modo perché io ho già di mio, per dire, la passione per i collant particolari, quindi mi viene abbastanza spontaneo. Non mi viene difficile. E senti, tuo marito non è geloso di questa tua presenza su Instagram, Glamour? No, 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 anzi, a volte magari beh, il blog me l'ha aperto lui e no, poi comunque sono solo foto alla fine, anche per dire se mi fanno dei commenti, io i commenti se sono commenti che non mi piacciono, li levo, non guardo i messaggi, le richieste di messaggi private, non le guardo neanche, rispondo solo alle donne o a uomini che conosco nella vita reale in Instagram e ho magari appunto una comunicazione solo con persone che capisco che non hanno secondi fini o che non fanno brutti apprezzamenti, commenti volgari, quindi no, non è geloso. E senti, se tu dovessi dare un consiglio alle malgascione, diciamo, le donne over, non so se tu sei over 40 o Io no, no, non ancora, no. Allora, per sempre. poco, Tra poco, pochissimo, vabbè, quindi come per preparazione. poco, non ancora, l'anno prossimo, L'anno prossimo, vabbè, dai, ci siamo l'anno quasi. Siamo. prossimo faccio la tonda. Che consiglio daresti per magari appunto tu hai è tanti anni che sei sposata? Io dal 2015, Quindi 5 anni, beh, ora. insomma. Però fidanzamento lungo? Lungo, sì, dal liceo praticamente. Accidenti, quindi proprio una roba decennale, pluridecennale. Ma senti, e quindi che suggerimento daresti alle donne? Malgascione, diciamo, o malgascione, che vogliono comunque, ad esempio, portare avanti una relazione a lungo termine, come mantenere viva un po' la personalità, oppure quelle che invece sono single e comunque Ah, per. sicuramente curarsi, non essere mai trasandate tanto appunto il tempo di, anche quando si è a casa, il tempo di mettersi una tuta e il tempo di vestirsi un po' meglio è lo stesso, quindi io consiglio sempre di curarsi, di truccarsi, poi una non deve essere necessariamente Belen o Diletta Leotta,
però ognuno si deve comunque curare e deve rispettare anche le proprie caratteristiche, i propri gusti. Poi un altro consiglio è seguire i tuoi canali perché dai dei consigli eccezionali che io mi sono resa conto di aver fatto moltissime cose e nel comportamento sei veramente bravo, davvero, è proprio un complimento sincero. Grazie, grazie. E quindi, diciamo, è per mantenere una relazione matrimoniale o comunque una relazione di coppia per lungo tempo, tu che consiglio daresti? Ma Visto che sicuramente quello di comunicare in modo tranquillo, dire sempre le cose che non vanno bene, non aspettare, non accumulare, perché poi arriva il momento in cui si sbotta. Se una persona manda troppo giù, arriva un punto in cui poi dai numeri. Cercare di essere sempre comunque gentili, anche nei momenti magari nei momenti di crisi, nei momenti in cui ci sono dei problemi, essere comunque rispettosi dell'altra persona, non usare mai termini cattivi, comportamenti eccessivamente appunto brutti verso l'altra persona, cercare sempre in qualunque momento di essere equilibrati e di essere comunque gentili anche se c'è appunto una fase brutta, ricordarsi anche dei momenti belli che si sono vissuti e ricordarsi che comunque è una persona a cui si è voluto molto bene e non è giusto magari comportarsi male con questa persona. Sì, sia questo E la per cosa più quanto riguarda il importante. mantenimento della passionalità, che i neuroscienziati dicono che da 3 mesi a 18 mesi, insomma, la passionalità tende a scemare, a scemare. Tu che ricetta hai? Un po' può capitare, però bisogna cercare sempre di avere dei momenti per se stessi, dei momenti in cui, vabbè, poi ovviamente anche continuare a curarsi, non che appena si trova una persona ci si lascia poi andare. Bisogna mantenere sempre un certo comportamento, una certa cura, questo sempre. Quindi nel tempo bisogna, insomma, e con cura intendi anche, ad esempio, diciamo, la forma fisica, immagino. Anche quello, cercare di non lasciarsi eccessivamente andare, certo uno non può essere come era a 20 anni, però comunque ci si può anche mantenere bene senza essere appunto perfetti, perché la perfezione non esiste, meno male, però ci si può cercare sempre di essere abbastanza in forma, ma anche proprio per rispetto verso se stessi, prima di tutto. E tu, visto che è un canale di cucina, che ricette, un canale di cucina, sì, una pagina dove comunque posti anche le ricette di dolci, però so che insomma sei appassionato di cucina in generale, che consiglio daresti alle persone per mantenersi in forma attraverso Allora, l'alimentazione? io posso parlare per Diciamo. quello che sono usato, perché comunque non sono una nutrizionista, Sì, no, però che fai tu? io nel senso mangio un po' di tutto, a parte che vabbè, io ho una tiroide che lavora molto, quindi non faccio fatica ad aumentare di peso proprio per questo motivo. Comunque, a meno che una persona non debba seguire una dieta per un certo periodo per perdere un po' di peso, poi quando l'ha perso, io consiglio di mangiare comunque un po' di tutto senza eccessive privazioni, perché appunto il divieto poi crea un desiderio incontrollabile. Quindi, magari cercando di non vietarsi in maniera troppo drastica alcuni alimenti, se ne ha anche meno desiderio, si riesce a controllare un po' di più la situazione piuttosto che sfociare poi nelle abbuffate compulsive. E senti, invece, visto che sei anche mamma e so che è un ruolo a cui tieni particolarmente, come si concilia questo ruolo di mamma e mantenere però anche un'immagine, insomma, sensuale anche? Ma non è difficile perché io sono sempre stata
abbastanza attenta al trucco, mi trucco da quando avevo 15 anni, quindi mi sono sempre, anche quando andavo a scuola, magari mi svegliavo presto per truccarmi, quindi è una cosa che ho sempre fatto, magari mi sveglio, preferisco svegliarmi un'ora prima, prepararmi con calma, bene, che magari dormire fino a tardi, uscire struccata. Io anche durante il lockdown a volte mi truccavo in casa, quindi è proprio una caratteristica mia, che hanno però anche tante altre donne, perché io conosco donne che sono così. E mi viene abbastanza facile, mi preparo io, poi preparo il mio bambino, cerco sempre, fin quando appunto sarà possibile, speriamo di portarlo in giro, di portarlo fuori. È facile, non è una cosa difficile. Il rapporto di coppia ha cambiato molto la tua, cioè la nascita del tuo figlio ha cambiato molto il tuo rapporto di coppia oppure no? Ma sicuramente sì, perché adesso la prima cosa è il bimbo. Ci svegliamo al mattino, c'è il bimbo da preparare, il bimbo poi deve mangiare, quindi il primo pensiero è lui, sì. Sì, ancora piccolino, 3 anni, quasi 3 anni, a dicembre. Piccolino, piccolino. Quindi prende un po'. Ma è vero che gli uomini, quando la moglie diventa mamma, tendono a vederla più come mamma che come amante, tra virgolette? Ma sicuramente è una fase importante anche per loro, perché comunque la donna che sta per diventare mamma incinta, a parte le varie crisi ormonali, si ha un corpo diverso, si ha un atteggiamento anche diverso verso tutto, perché almeno io ho avuto una gravidanza che quando sento alcune donne dire che è il periodo più bello della vita. No, non è vero, io non ne potevo più, ero magrissima con un pancione enorme, facevo fatica a fare tutto, avevo dolori continui, quindi non è facile anche per gli uomini stare vicino a una donna in quel periodo. Ero nervosa, mi arrabbiavo per tutto e non è facile, quindi probabilmente in quel periodo si vede la compagna in maniera molto diversa, poi vabbè. Poi nasce il bimbo, sono tutte fasi, è tutto un continuo cambiamento. E senti, è il successo su Instagram ha cambiato in qualche modo la tua vita? No, 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 per quello no, sono sempre io, comunque sono, nonostante magari appunto le foto, ma sono una persona abbastanza tranquilla, non ho grilli per la testa. Il mio pensiero principale appunto è il mio bambino e riesco a gestire bene anche i social. Non so, quando il mio bambino riposa, allora mi metto a fare qualcosa, quando il mio bambino gioca da solo, perché lui è molto bravo, gioca anche da solo e sono fortunata in quello, riesco comunque a giostrarmi tra le varie cose, però non ha cambiato molto, no. Ma ti capita, beh, che adesso siamo tutti con la mascherina, di essere riconosciuta per Ma strada? no, ma no, qua a Varese, ma perché erano magari persone che già mi conoscevano, no, quello nella normalità, no, no, no. Diciamo, hai riscontrato magari qualche giudizio negativo da parte, magari invidioso, da parte di qualche donna o no? Sì, quello sì. No, tempo fa avevo discusso con un'amica, una persona che credevo amica, che sono stata criticata per le foto, ha detto che le foto erano sbagliate per il mio bambino, quando alla fine comunque io seguo altre donne con figli che non mettono foto diverse dalle mie. Sono stata attaccata da una persona che abita qui dove abito io. Che era una persona che incontravo, una conoscente, ho sempre parlato tranquillamente, anche volentieri con lei, mi ha proprio attaccato nei Messenger riguardo alle foto, però vabbè, grazie a Dio ci sono anche tante donne intelligenti, tanti uomini intelligenti che invece capiscono che alla fine quelle sono solo foto. Attaccato dicendo cosa, scusa. Mi ha attaccato dicendo che non capiva il senso delle mie foto, che lei era per, tra virgolette, l'intelligenza delle donne, come se una donna
che mette certe foto sui social per un motivo ben preciso fosse una stupida. Probabilmente, non lo so, la persona poco intelligente forse era lei in questo caso, però non lo so. Oppure un'altra persona che invece non conosco in Instagram mi aveva commentato una foto quest'estate che avevo un vestito chiaro, avevo in mano un piatto di dolci, mi ha commentato scrivendo mettiti un grembiule e vestiti. Allora, dato che ero una persona con la quale c'è sempre stato sui social un buon rapporto, una donna, gli ho scritto guarda che sono vestita e lei mi ha detto no, scusa, è che io voglio sempre difendere le donne. E io gli ho scritto, ma difendere da cosa? Ci sono donne che dicono di voler difendere le altre donne quando sono le donne ad attaccare le altre donne, di solito. Però vabbè, Perché tu fai ma passare niente, cioè. un'immagine normale, cioè puoi avere le minigonne, magari qualche foto con i tacchi o senza scarpe, però nulla di che. Infatti andate a vedere il suo canale, diciamo sono foto glamour poi alla fine, insomma. Fate anche No, bene, va chi fa bene. le foto? Io un Fate autoscatto. le foto. Ah, con l'autoscatto le fai? Col cellulare? Cellulare. Ah, beh, brava. Perché Grazie. fotografia comunque, devi preparare il piatto, poi. Sì. E anche quello sempre mentre il bimbo dorme, quindi insomma il tempo è quello che è, però bene o male. Infatti mi hanno anche detto, ma perché metti foto? Allora, se metto foto fuori, una volta mettevo molte foto fuori in Facebook, mi dicevano sei sempre in giro, adesso metto foto solo a casa perché non voglio appunto far, comunque quando sono fuori, sono magari con delle persone amiche, non voglio coinvolgerle, mi dicono, ma sei sempre in casa, hanno sempre da ridire comunque, quindi fa Sì, niente. uno segue il giudizio degli altri, qualunque cosa tu faccia, trovano sempre Sbagliato. qualcosa che non funziona. E invece la tua passione per i dolci da dove nasce? E tu, le ricette in realtà le tue sono dolci, giusto? Sì, sono più che altro dolci, ma io un po' sempre ho avuto la passione per i dolci, ho iniziato più che altro appunto stando a casa dopo la gravidanza a iniziare a sperimentare qualche dolce anche veloce e poi da lì mi è cresciuta la passione, magari vedo qualche foto in internet, cerco magari di riproporla in modo più semplice. Mi piace, è una cosa che mi appaga molto e mi diverte. È un modo anche per combattere un po' l'ansia, secondo me, per scaricare un po' lo stress. Quindi è una passione, cioè ti piace proprio cucinare, insomma. Cioè. Sì, mi piace Solo dolci tanto. o anche altri piatti? Ma più che altro dolci, poi anche altri piatti, però mi diverte proprio di più creare dolci, quello mi piace proprio tanto. E non hai mai pensato di farlo diventare proprio anche una professione, questo blog, questo diciamo Instagram, o non so se magari lo è già per te. Ma no, perché sarebbe un po' difficile conciliare in questo momento, visto che vivo ancora piccolo, le varie cose. Per adesso appunto mi accontento del blog, è sufficiente quello. Beh, però è un canale Instagram molto seguito, quindi diciamo se potresti sponsorizzare magari qualcosa, non ti hanno mai proposto qualcosa del genere? Ma qualcosina però non valeva la pena. Ah, ancora. Magari chiesto altro tempo oltre a quello che dedico già al mio blog, quindi ho sommato un po' il pro e contro e Tu ho dedichi rifiutato. molto tempo diciamo, ai social in generale, al blog, nella tua giornata? Seguo abbastanza, sì, poi per fortuna riesco appunto quando il mio bimbo è tranquillo, riesco a dedicarmi anche a quello. Sto cercando un po' di diminuire il tempo perché non voglio che diventi proprio una dipendenza. Però sì, come tempo ne Secondo te dedico. internet crea dipendenza? Sì. Internet, Facebook, è un po'. Diciamo che secondo me c'è un periodo in cui proprio appena si inizia ad avere magari Facebook o Instagram,
ci si dedica proprio quasi solo a quello. Poi si inizia pian piano a rivalutare, per fortuna, anche tutte le altre cose, l'uscire senza magari fare continuamente foto. Per fortuna sì, però la dipendenza iniziale c'è sicuramente. E cosa ne pensi tu di questo mondo virtuale, diciamo, della contaminazione del virtuale sul reale? Ma da un lato per fortuna c'è, perché comunque le persone possono anche, ci si informa molto di più, ci si può confrontare, magari una volta appunto non era possibile farlo. Dall'altro lato però a volte, non so, anche durante il periodo del lockdown in Facebook si leggeva di tutto e di più, non si capiva più quali erano le notizie vere dalle notizie false, persone che magari condividevano post fasulli. Si leggevano anche tante sciocchezze che non facevano altro che aumentare l'ansia e l'angoscia, secondo me. Quindi ci sono sempre i pro e i contro. Sì, senti, secondo te, diciamo, vabbè, tu immagino che non hai conosciuto online quello che è diventato poi tuo marito, visto che sono tanti anni che quindi è stata una conoscenza offline, giusto? Ma magari avrai sentito di donne o uomini che conoscono magari su app di incontri. Qual è la tua opinione di questa conoscenza, di questi rapporti che spesso sono poi anche solo virtuali? Secondo me non c'è nulla di male se due persone si conoscono in questo modo. Certo, poi bisogna vedere come continua la situazione. Probabilmente, io mi sono resa conto anche magari, anzi, senza magari, sicuramente anche guardando i tuoi video, di quanti comportamenti sbagliati hanno le donne. A volte sembra veramente che si parlino due lingue totalmente diverse. Le donne recepiscono magari negativamente un messaggio di un uomo e viceversa. Però negli incontri appunto online non ho nulla in contrario, anzi, per l'amor di Dio, poi va bene, va benissimo. Bene, bene. E il tuo progetto per futuro nei social? C'hai qualche obiettivo? Ti sei data o vai Ma adesso avevo un progetto con una mia cara amica di aprire una pagina Facebook totalmente al femminile. È proprio un'idea messa lì così. Ne dobbiamo parlare bene e dobbiamo lavorarci un po'. Però potrebbe essere una cosa simpatica, magari inserendo qualche video anche divertente, giusto per. Non so, alleviare magari un po' qualche piccolo problema delle donne. Abbiamo avuto questa idea una sera che eravamo fuori a cena e speriamo appunto di poterla realizzare. Visto il periodo, speriamo di poterlo fare. Tu hai più, diciamo, successo su Instagram o su Facebook? Facebook è il tuo profilo, ma Instagram. Sì. Perché su Instagram Facebook. è più difficile però aprire, diciamo, delle pagine, cioè Sì, forse da questo punto di vista è quello è meglio. vero, quello è vero. Però magari poi collegando qualche video su YouTube si potrebbe fare anche quello, magari. E un canale YouTube invece non hai mai pensato di aprirlo? Ho un canale YouTube, però a dire la verità mi concentro, l'avevo aperto quando ho aperto il blog, però mi concentro molto di più su Instagram. Mettevo qualche video, però vedo che per quanto riguarda me funziona meglio Instagram. Sì, con le foto. Sì. Ma nelle foto poi c'è anche la ricetta sotto, giusto? Allora, scrivo sempre il nome del blog e ogni tanto in Facebook metto la ricetta Ah, completa. ok, quindi metti il link per quelle ricette lì sono prese comunque dal tuo blog, tu metti la. Infatti, Okay. nella pagina Instagram ho proprio il collegamento diretto al link, c'è un link che puoi mettere al blog, sì. Bene, quindi ricordo Chiara Claire, che poi è Chiara, però quindi Instagram influencer, metterò il link qua sotto, andatevi a vedere la sua pagina Instagram e iscrivetevi, mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata, quindi insomma alla fine si può essere mamme, mogli, cuoche e sexy. Grazie.
una donna, insomma, può essere, può ricoprire diversi ruoli. Beh, sei stata fortunata però che tuo marito non è geloso, insomma, ci sono molti mariti che invece lo sarebbero. Lui non lo è di natura o l'hai addestrato bene? No, non lo è di natura, no, è proprio una sua caratteristica. Non, sei geloso? No. No, credo da ragazzino ero molto gelosa, adesso no. Secondo me si cambia, quando si diventa anche genitori si migliora un pochettino. Vabbè. Bene, bene, mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata con Chiara e niente, ci vediamo, so che tu mi segui e quindi ci vediamo presto. Quindi mi raccomando, andate a guardare la sua pagina Instagram e iscrivetevi perché imparate le ricette e vedete anche una bella donna che può darvi anche consigli sull'abbigliamento, perché comunque le donne che ti guardano non possono imparare non soltanto, diciamo, le ricette, ma come dire, dai anche un'immagine di look, perché cambi sempre comunque tipo di... ancora una domanda, quali sono secondo te i punti che una donna dovrebbe curare maggiormente per avere un impatto positivo? Secondo me, sull'abbigliamento dici, Sì. ma secondo me la cosa più importante è essere sempre femminili, non vestirsi da maschiacci, quindi magari sempre un po' di tacco. A me appunto piacciono tantissimo i collant, quindi collant magari un po' particolari. Magari qualche accessorio, ma non eccessivo, diciamo così. Di solito si dice prima di uscire togli sempre qualcosa, quindi non andare in giro magari troppo eccessivamente vistose, ma neanche troppo sciatte, diciamo così, tra virgolette. Cercare di vestirsi anche se, secondo i propri gusti, seguendo i propri gusti, ma cercando sempre di essere curate. Quindi tacchi, magari un accessorio in particolare, ma solo quello, e magari curare appunto il trucco e i capelli, cercare di essere abbastanza in ordine, senza appunto essere esagerate. Sì. Bene, ok, grazie Chiara e a presto, magari per un'altra intervista. Grazie a te. Ciao Chiara. Grazie mille. Ciao, ciao.